Questo video è offerto da... Da parte nostra un ottimo tempo giocato, chiaramente per un giovane come te l'emozione di scendere in campo qual è stata? L'emozione è stata tantissima, aspettavo questo momento da tanto tempo, ho fatto tanti sacrifici e finalmente è arrivato, quindi l'emozione è indescrivibile, l'emozione di entrare dal primo minuto in Serie B. Quando hai saputo che giocavi titolare, cosa hai pensato? Che ti ha detto il mister e cosa hai pensato? No, il mister mi ha detto che mi avrebbe fatto giocare, abbiamo parlato durante la rifinitura e lì sono scattati mille pensieri. È difficile anche da spiegare cosa mi è scattato per la mente, un po' di tutto. A chi dedichi questo momento? Non so. Questo momento lo dedico a tutta la mia famiglia che mi ha sempre seguito, sostenuto e a tutti i miei compagni che anche oggi sono qui a vedere la partita, che sono sempre stati vicino a me, sono come fratelli e ringrazio loro. Cosa c'è nel tuo futuro? Hai un contratto con la Juve Stabia? No, non ho un contratto con la Juve Stabia, spero di rimanere qui ma dipende dalla società, poi a fine anno se ne parlerà, io spero di continuare a fare bene, questo voglio, è la cosa più importante per me ora. Detto il mister, alternerò i ragazzi in questo finale perché meritano di giocare qualche partita, non tutti insieme perché altrimenti li mando allo sbaraglio, però li alternerò, ti aspetti di giocare qualche altra partita? Lo spero, ma dipende da me, dipende da come mi alleno, dipende dall'intensità che ci metto durante gli allenamenti. Ringrazio il mister per la fiducia e l'opportunità che mi ha dato e spero che giocherò di nuovo, lo spero, dipende tutto da me. Domani il campionato di primavera si chiude con lo scontro di questa Lazio qui alle 10, sì. Ovviamente tu ci sarai a sostenere i tuoi amici. Sì, già ho parlato con i ragazzi, mi dispiace non essere in campo, però il regolamento è questo, quindi verrò domani mattina qui almeno per dare un sostegno morale ai ragazzi, perché è una partita veramente importante, bella da giocare perché la vorrebbero giocare tutti. Un pensiero per Mario Turi, che se tu stai qui è perché ti ha allenato anche lui bene. Sì, ringrazio il mister che mi ha dato tanta fiducia quest'anno, tanta, all'inizio ho avuto un po' di difficoltà perché ero un po' fuori condizione, ma lui ha sempre creduto in me e quindi lo ringrazio per tutto il sostegno morale da allenatore che mi ha dato e tutti gli insegnamenti, lo ringrazio veramente.